Ok, adesso vediamo quello che è stato utilizzato sempre riferito a chi sta iniziando un certo tipo di percorso, quello che è stato utilizzato prima per improvvisare su un giro blues, ovvero quello che sono le scale pentatoniche. In realtà spieghiamo molto semplicemente cos'è una scala pentatonica, dato che abbiamo visto cos'era una scala maggiore e cos'era una sua scala minore relativa. Una scala pentatonica non è nient'altro che una scala maggiore senza il quarto grado e senza il settimo grado. Per cui scala maggiore, scala pentatonica maggiore. Infatti, se le suono in verticale e vedi pattern, scala maggiore, pentatonica, vedi che fondamentalmente è la stessa scala, però ho omesso chiaramente il quarto e il settimo grado, che sono gradi, non mi ricordo se ne abbiamo già annunciato l'esistenza nella lezione sempre riguardo chi inizia questo discorso nei giorni passati, il contenuto del tritono, no? Quindi all'interno di questa scala è un po' più difficile da gestire, per cui chi soprattutto nell'ambito della musica pop o rock o musica con contenuti armonici un po' più limitati o smooth, cioè nel senso un po' più dolci, che può essere, adesso perché mi è venuto in mente in questi giorni, avevo degli allievi che suonavano un pezzo come può essere dei Ram, Losing My Religion, sono questi accordi, in questo caso l'utilizzo della scala minor pentatonica è più che utile o più che buono. Però nel blues, invece, in quello che ho fatto prima, non ho usato una scala pentatonica, ho usato una scala pentablues. La scala pentablues noi possiamo ottenerla grazie alla scala minore pentatonica, alla quale poi aggiungiamo una nota, ovvero un quinto grado bemolle. Allora, prima di tutto dobbiamo vedere quali sono le 5 diteggiature della scala maggiore pentatonica, e ovviamente come per la maggiore naturale avrà la maggiore pentatonica una relativa minore pentatonica, perché è lo stesso discorso della maggiore naturale, la maggiore pentatonica vale il discorso della relativa, per cui dal sesto grado della scala maggiore pentatonica avrò una scala minore pentatonica relativa, per cui io avrò invece di 7 diteggiature come per la scala maggiore, perché da ogni grado partirà una scala, avrò 5 pattern che impareremo, per cui la scala maggiore pentatonica di Do, spero si veda bene, ma questo poi è semplice perché li trovi ovunque, io li metto sul blog, ma è una cosa piuttosto semplice, noi sempre un po' schiavi di questo terribile click, in questo modo. Da questo sesto grado, che è il La, partirà il pattern della relativa minore pentatonica. Giusto? Che è quello che vedi sempre utilizzare anche me prima. Ok? Che cosa succede? Che ovviamente avrò 5 pattern che partono chiaramente facendo un esame, un'analisi in C major, Do, Re, Mi, Sol, La, di conseguenza, ho detto giusto? Do, Re, Mi, Sol, La, e chiaramente ho omesso il quarto e il settimo grado. Di conseguenza, partendo dal quinto grado rispetto al Do, che è il G, il Sol, prima diteggiatura, la sua relativa minore, la diteggiatura di Do, la quarta diteggiatura partitura, quindi osserva anche io come utilizzo le pentatoniche, nel senso che anche quando sono molto rapido nelle esecuzioni, vedi che proprio utilizzo questa. Poi per l'amor del cielo puoi benissimo, però a livello meccanico ti devi proprio abituare a fare gli esercizi in questo modo, eh? L'ultima che parte dal Mi, che è il nostro quinto pattern, poi riprende chiaramente dal G, perdono. Ok, allora che cosa succede? Devo riavviare il nastro, perdono. Quindi dicevamo, ora che abbiamo visto quali sono i pattern, li abbiamo memorizzati, perdono, stavo facendo adesso mi viene automatico pensare alla scala penta, blues. Ora che abbiamo visto che queste sono le scale pentatoniche, maggiore, minore relativa, partiamo ad analizzare la scala minore pentatonica, ma penta blues, cioè sul pattern della scala pentatonica di La, diciamo, rispetto alla tonica di La, mettiamo una quinta bemolle, ovvero primo grado, secondo grado, che per lei ovviamente è una terza minore. Lo so che all'inizio farei molta fatica, per cui a un principiante, cioè a una persona che inizia da poco, la cosa più utile che fanno in molte scuole, ed è giusto che sia così per certi aspetti, perché mi sono confrontato anche con altre persone e approvo questo concetto, sarebbe quello di dirti prendi i pattern, memorizzali e vai. Però poi molte persone si chiedono, ma io non capisco perché faccio quello che faccio, perché ci sono menti diverse, ognuno di noi poi ha una testa diversa e vuole comprendere quello che fa. Però in certi momenti una persona deve piegare la testa, andare avanti, non ascoltare le proprie domande, prima di arrivare a porsi dei quesiti dovrebbe fare in maniera meccanica, in maniera proprio auditiva, delle cose che gli vengono naturali, per cui assimilare già una questione fonetica. Prima di dire che cos'è esattamente questo grado, lo sento dentro di me. Però se ti poni questa domanda e vuoi comprendere perché per come sei fatto tu questa cosa ti limita nell'andare avanti, ti spiego molto, in maniera molto minimale, semplice, che in realtà tutto quello che è in maggiore poi alla in minore in definitiva è sempre una relativa condizione della scala maggiore pentatonica, per cui in questo caso è una scala minore pentatonica, ma quello che è una quinta bemolle in realtà è una terza minore per la scala maggiore. Ma detto già in questo modo suona male, perché un blues si suona sulle scale minori penta blues, per cui se io ho un La dominant, è chiaro che se lo sposto su un pattern di Do major e vado a vedere, dico Do, primo grado, Re, Mi bemolle, ma l'accordo è La dominant e in quel momento ho un La di dominante, per cui vedi che è fuorviante, per cui su un accordo di dominante io vado a utilizzare una scala minore pentatonica, non una scala maggiore pentatonica, alla quale applico una pentatonica con una quinta diminuita. Per cui io ho assimilato i modelli di traslazione delle scale pentatoniche, alla maggiore ottengo un modello di scala minore e tutti gli altri pattern, e adesso a questa scala minore ho messo un quinto grado bemolle, tonica, questo è un terzo grado minore, quarta giusta, quinta bemolle, quinta giusta, settima minore, ottava, per cui avanzo, no? Sempre, questa è la quinta bemolle, no? Allora, stavo editando, per cui poi ho sentito la quinta bemolle e ho detto taglio, perché il suono era allucinante. Allora magari il sole è un po' cambiato, ci sono i fari in faccia, ma magari la luce è un po' cambiata d'immagine, per cui il video sembra diverso. Parto con uno slow, siamo in G dominant, così vediamo le traslazioni, come stavo per dire prima del taglio. dei pattern. Siamo in G dominant, per cui Si bemolle per la pentatonica blues, perché abbiamo detto che in un blues 1-4-5 useremo le penta blues, per cui minore, e questa suona giusta senza stare a fare il riff. Adesso non è questo il nostro scopo, però prendiamo atto e consapevolezza del fatto che le pentatoniche devono essere prese con questa diteggiatura, per cui perché ad esempio tiriamo un mini bending da un semitono, perché non facendo solo le cose a orecchio, ma pensando di dire sul modo maggiore eccolo qua, perché qui ho la mia quinta bemolle che è in questo settore, per cui che non è questa, perché questa non è un'ottava ma è un intervallo di settima maggiore, per cui partiamo, per cui le abbiamo già connesse. Prossima. Quinta bemolle. Ovviamente le abbiamo. Quinta bemolle. Quinta bemolle. Qui deve essere chiaro dove ce le abbiamo, perché in questo momento non stiamo pensando a dove tirare le cose a caso, ma a dire le ho posizionate qui. Poi è chiaro che viene, eccola qui, perché pensando alla diteggiatura cui, facendo in Si bemolle maggiore ma Sol minore penta blues, questa l'ultima. E le abbiamo trasportate tutte, e sta a noi poi chiaramente vedi dove la prendo la quinta bemolle? Chiaro che non sempre necessita di essere sottolineata. vedi? Applicatici un po' e